Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Domenica in al traguardo, la fine della stagione si avvicina. Mara Venier è pronta a congedarsi non senza una puntata speciale. Sorprese per l'ultimo incontro televisivo. Ormai si sta avvicinando il tramonto di molti programmi tra cui Domenica in. Il popolare programma condotta da Mara Venier presto giungerà al termine e ha in serbo un finale spettacolare come è stato per tutta l'edizione. Un grande successo capitanata dalla splendida presentatrice veneziana. Ha saputo dare un vigore incredibile al programma di leggerezza, appuntamento fisso per i telespettatori affezionati da anni. Zia Mara si è dimostrata una professionista eccellente. Ha messo il suo timbro nella nota trasmissione facendola diventare un cult del giorno festivo. Sempre sul pezzo e sempre tutto attualizzato al momento. La conduttrice Mara Venier è riuscita nell'intento di accaparrarsi una fetta di pubblico che spazia tra i giovani e meno giovani. Giunge notizia di una novità per quanto riguarda il grande finale. Ormai tutto è stato messo a tacere per un addio da tempo discusso. La presentatrice molte volte ha tentato di fare un passo indietro ma ha capito che né lei né il suo fedele pubblico potrebbe sussistere senza la presenza di entrambi. Sembra certo che la trasmissione non terminerà alla fine di maggio ma è prevista un allungamento almeno di un'altra puntata. Infatti una nota dichiara che lo show si protrarrà fino all'11 giugno. Questa volta l'appuntamento sarà dall'auditorium di Napoli e non dagli studi di Roma. Nella domenica dopo andrà in onda il meglio di dalle ore 14:00 alle 15:35. Il motivo della nuova sede per una volta ha il suo perché. Lo spostamento è legato al 60° compleanno del centro di produzione del capoluogo campano. Si legge che proprio il 7 marzo del 1963 sia stato inaugurato la nuova emittenza proprio nella città partenopea. A conferma del cambiamento il direttore Adriano De Maio che nelle scorse ore ha spiegato la causa del finale col botto per il programma. Volevamo il calore di Napoli per chiudere in bellezza Domenica in. E non è detto che, in futuro, non si possa realizzare qui l'intero programma. Mara Venier è stata la prima ad esultare. Solare e espansiva di certo fa i salti di gioia nella futura possibilità di andare in onda proprio dalla città che le ha regalato momenti meravigliosi nella sua vita. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll be right back.